Presidente! 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 L'Italia sta attraversando un momento di grande difficoltà, ma noi tutti insieme non molliamo queste popolazioni, questi comuni. Abbiamo messo oggi i primi 40 milioni, basteranno soltanto a iniziare, dobbiamo riaprire a Camerino l'università perché è fondamentale, però questo non è il momento delle polemiche, tutti insieme a lavorare perché l'Italia finalmente possa mettersi in sicurezza per il futuro e possa far ripartire queste popolazioni adesso. L'ho visto ben preciso, mi è piaciuto. Noi abbiamo solo questo, non c'è altro. È la cosa che mi ha detto anche quel signore lì, dicendo guarda io ho la casa distrutta, ma è fondamentale ripartire l'università. Anche perché poi gli studenti sono spariti tutti. Presidente, faccio vedere la maglietta qui, grazie. Che è fondamentale. L'università qua è fondamentale, come dice la signora, non soltanto per l'università ma anche per tutto l'indotto economico. Ci lavoriamo, bocca al lupo. Come hai vissuto i momenti ieri sera? È stata abbastanza brutta come esperienza perché improvvisamente è andata via la luce, ha cominciato a tremare tutto e abbiamo cercato di accaparrare più cose possibili e siamo usciti di casa, c'era solamente polvere e buio totale. Poi io sono corso dalla mia ragazza che abita poco più giù, c'erano anziani, gente al terzo piano che non riusciva a scendere, quindi è stato momenti abbastanza di panico. Comunque sia niente, abbiamo cercato di radunarci e appena si è calmata la situazione siamo andati in piazza e con i mezzi che avevamo siamo scesi qui dove ci troviamo e abbiamo aspettato che qualcuno ci venisse a riprendere, ma comunque abbiamo tutti i nostri effetti personali all'interno delle case, quindi gente che non ha niente assolutamente, telefoni, vestiti, scarpe, quindi non sappiamo che fare, aspettiamo e vediamo. Non ricordo niente perché c'è stato il blackout, quindi non ricordiamo niente, poi io avevo concluso dentro casa, noi eravamo riusciti a scappare, quindi non lo so, la casa è crollata, quindi io non ricordo niente. Siamo venuti qui a metterci in lista per poter recuperare qualcosa. E ci siamo preoccupati perché noi avevamo già la casa con diversi danni dal 24 agosto e poi volevo prendere la macchina per andare via, quindi un tempo che ho chiuso il portone la casa è venuta giù. Loro fortunatamente si sono riparate sotto il tavolo, quindi poi è andato tutto a posto. Solo che se il terremoto era di notte, purtroppo penso che era una carneficina. E la notte dove l'hai passata? Siamo rimasti al CUS, che hanno allestito tipo delle tendopoli, e poi verso le 4 ci siamo spostati a Civitanova perché c'erano persone che stavano abbastanza traumatizzate. Adesso siamo risaliti sopra, aspettiamo fino a quando non possiamo risalire dentro casa a prendere qualcosa perché non abbiamo veramente niente, zero. La seconda non verrà, invece è arrivata pure la seconda, quella forte. E con la calma, poi si è fatto buio, però con la calma abbiamo aspettato un attimo. E io sono ancora in pigiama. E no, non possiamo entrare. Se non c'è l'ordine loro, perché loro vogliono la sicurezza, se uno si fa male. Quello. Comunque adesso stanotte ho dormito fuori, come al solito, in palestra ho dormito, alle calvie. Perché a casa non credo che si dorme. Poi c'è da vedere se è agibile o non è agibile. C'è da vedere. Beh, speriamo che finisce. Speriamo. Qui c'è sempre la paura. Paura e paura e basta. Brutti. Brutti. Ci ha preso la seconda scossa talmente forte, ma senza energia elettrica. Siamo dovuti uscire al buio. E con l'acqua che pioveva, proprio niente. Siamo usciti con una scarpa e una ciabatta. Ecco. Questa notte dove ha dormito? Fortuna che c'ho mia figlia che ha una palazzina antisismica e lì, però senza dormire, ecco. Senza dormire, perché questa notte è stato un continuo di scosse, è stato una dietro l'altra, però leggere praticamente, però. Si sente il terremoto, però è tranquillo, ecco. Invece appartamento mio è zero, tutto rovinato. Stavamo a casa dell'edificio, una cosa spaventosa.
molto tormentosa, non si può descrivere. Purtroppo è toccato a noi, pazienza. Ma la casa vostra era qui a Camerino? La nostra non ci hanno fatto ancora entrare, stiamo aspettando i vigili del fuoco perché dobbiamo entrare per forza, anche per i medicinali, per varie cose. La notte dove la passate? Da mio figlio sulla macchina, perché anche laggiù da mio figlio abbiamo paura. Beh, ho vissuto di male, perché ho visto che la mia casa si era quasi rigirata, poi adesso sto all'interno del centro storico, quindi zona rossa, non posso rientrare. E quindi sono preoccupato, ma soprattutto preoccupato per la città di Camerino, che questo terremoto è stato più forte di quello del 97, che eravamo riusciti a ricostruire bene, e invece questo del 24 aveva fatto alcuni danni, e questo qui invece di ieri sera è stato distruttivo quasi. E quando ero sindaco io ho avuto il nevone, quelle 3 o 4 metri di neve qui a Camerino, e vennero da fuori anche, c'è dietro una grande mano. Quindi noi abbiamo risposto a suo tempo anche quando c'è stato il terremoto all'Aquila, eccetera, ci andarono anche la Protezione Civile di Camerino, quindi, ed altri, e poi quindi siamo riconoscenti all'epoca e siamo riconoscenti adesso per l'impegno che stanno dando per la nostra città. La questione è quella del centro storico che preoccupa di più. Tutte le altre strutture che non erano in centro non subiscono variazione, la farmacia, la chimica farmaceutica, la matematica, la fisica, quelli rimangono lì. Si tratta di trovare spazio ora sul nuovo campus e ottimizzare la questione della didattica, portando ovviamente via la giurisprudenza e l'informatica, perché lì non ci possono stare, e gli uffici, quello sì, pensavamo, adesso oggi pomeriggio decidiamo, penso che andrà tutto sul campus. Questo è un Ateneo che ha 700 anni di storia, ha una forza incredibile, non teme i terremoti, e quindi infatti le strutture sono tutte a posto, e questa è la cosa che mi permette di dire che in poco tempo riporteremo le lezioni. C'erano seduti di laurea, ovviamente i ragazzi provvederemo a gestire tutte le sedute di laurea nelle prossime giornate, gli esami di Stato, preoccupati per le, risolveremo tutto prestissimo, perché le strutture dell'università fortunatamente sono state costruite e riqualificate a norma. Ora bisogna stare tutti insieme, forti, e ricominciamo.